Benvenuti nel laboratorio di idrodinamica del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo laboratorio noi studiamo il moto dei fluidi all'interno di questa vasca che potete osservare. Ma perché siamo qua oggi? La notte dei ricercatori quest'anno ha come tema le emergenze e tra tutte le emergenze una delle più importanti in questi anni, in questo periodo, è l'emergenza climatica. Allora voi vi domanderete come possiamo pensare di studiare il clima, di studiare i cambiamenti climatici in una vasca, in un laboratorio. Ebbene, questo si può fare ed è questo che io vi dimostrerò in questo breve filmato, in questa breve intervista. Allora, questa apparecchiatura è appunto, come vedete, una vasca all'interno della quale si possono creare dei flussi attraverso un sistema di pompe e questi flussi possono riprodurre i flussi atmosferici, quindi i venti, i tornadi, tutti questi fenomeni che oggi chiamiamo appunto fenomeni estremi e che sono proprio legati ai cambiamenti climatici. Come si fa? Perché si può fare? Esiste una teoria diciamo fisica, matematica, che permette di fare dei modellini in scala ridotta dei fenomeni naturali. Si chiama teoria della similarità o della similarità fisica. Proprio come noi facciamo tante volte, costruiamo dei piccoli modelli di oggetti o di porzioni di territorio in scala ridotta e lo facciamo conservando i rapporti tra le dimensioni, altezza e larghezza, per esempio. Possiamo fare la stessa cosa, però quello che conserviamo, cioè manteniamo uguale tra il prototipo naturale e l'oggetto in laboratorio, l'esperimento in laboratorio, sono i rapporti tra le forze che agiscono. Quando questo è vero, le forze di per sé sono molto diverse, come potete immaginare, ma sono invece uguali questi rapporti. Questa è la teoria. Nella pratica cerchiamo di utilizzare il fluido, che è l'acqua in questo caso, a volte altri strumenti analoghi, tipo il tunnel a vento, utilizzano l'aria, per riprodurre dei fenomeni che, come dicevo prima, possono essere legati ai fenomeni atmosferici e in particolare ai cambiamenti climatici. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è che noi siamo in laboratorio, che possiamo riprodurre lo stesso fenomeno tante volte e quindi osservarlo. Naturalmente, per far ciò bisogna fare la misura, perché nessun esperimento ha senso se non c'è una misura, se alla fine non abbiamo dei dati misurati che possiamo analizzare. E questo è l'altro vantaggio, perché fare delle misure in atmosfera vi assicuro che è molto complicato e molto costoso, perché le dimensioni sono enormi, le altezze a cui arriviamo sono chilometri, decine di chilometri. Quindi se noi possiamo fare tutto, ridurre tutto in un modello di laboratorio, noi possiamo avere un'analisi molto accurata. Come vedremo, lo strumento che utilizzeremo permette di avere una grande informazione e anche in tempo breve. C'è da dire che, d'altra parte, quello che noi riproduciamo è lo schema generale del fenomeno, quindi non nel dettaglio, ma può servire molto a capire le caratteristiche principali del fenomeno, come si svolge, e quindi alla fine aiutare anche coloro che devono fare le previsioni, per esempio, di questi fenomeni estremi, no? Le alluvioni, per esempio, che purtroppo sempre più frequenti accadono, oppure venti molto intensi e così via. Allora, passiamo a descrivere brevemente qual è il sistema di misure. È un sistema di misure che è basato sull'analisi delle immagini. Bisogna quindi visualizzare innanzitutto il fluido, perché altrimenti il fluido è trasparente, se noi lo guardiamo o lo inquadriamo con la telecamera non vediamo il movimento. Allora lo visualizziamo con un tracciante, noi useremo semplicemente dell'inchiostro. E facciamo quindi questa visualizzazione nella maniera migliore possibile e visualizziamo e poi riprendiamo con la telecamera.
con la telecamera, che voi dovete pensare che vengono riprese tante immagini una dopo l'altra, quindi queste immagini riproducono lo spostamento di questo inchiostro e attraverso un programma al computer, un opportuno software che abbiamo costruito. Approfitto per dire che è tutto fatto in casa questa apparecchiatura, quindi l'abbiamo proprio realizzata pezzo per pezzo qua nel laboratorio, nel nostro dipartimento. E quindi, dicevo, questo software permette di mettere in correlazione un'immagine con l'altra, quindi ricavare qual è lo spostamento di porzioni di quell'immagine, quindi di porzioni di fluido, da un'immagine all'altra. Conoscendo l'intervallo di tempo tra un'immagine e l'altra, ricaviamo la velocità. Ma non un punto, un valore della velocità, ricaviamo un campo di velocità. Quindi questo è il grosso vantaggio. Un campo di velocità vuol dire conoscere allo stesso tempo, nello stesso istante, il valore della velocità nei più punti. Voi pensate di essere in mezzo a un tornado. Voi cosa sentite? Il vento in quel punto lì. Ma non potete capire che siete in mezzo a un tornado, perché se non avete altri 10 amici che stanno in altri punti, sempre che si possa sopravvivere dentro un tornado, che vi dico, ah, ma di qua soffia così e di qua soffia colà, in modo da ricostruire alla fine la circolazione, non potete capire. Invece, avendo queste molte informazioni nello stesso tempo in molti punti, noi possiamo ricostruire questi fenomeni molto in dettaglio. Quindi, una volta che questo programma ha analizzato i dati, ci restituisce, come dicevo, un campo di velocità, poi si potranno fare ulteriori analisi, e quello è poi il compito nostro, il compito dei ricercatori. Adesso provate ad immaginare questa vasca come un ecosistema acquatico aperto, dove l'acqua della vasca corrisponderebbe ad un corso d'acqua, un fiume o un stagno, con all'interno tutti i possibili organismi viventi che lo popolano, dai macroinvertebrati bentonici ai pesci, dalla vegetazione più microscopica come il fitoplancton alle piante acquatiche. Se un corso d'acqua è colonizzato da un'abbondante e diversificata comunità di questi organismi, significa che tutte le possibili funzioni ecosistemiche sono espletate, le risorse presenti vengono sfruttate al meglio e quindi si garantisce una buona efficienza depurativa. Ma non è sempre così. Con l'impatto antropico è aumentata l'erosione, che oltre a modificare sostanzialmente il trasporto dei sedimenti, non permette l'intrappolamento fisico del sedimento stesso, ovvero delle sostanze nutritive, e la regolazione del regime idraulico, aumentando così la velocità della corrente, cosa che una copertura vegetale riuscirebbe a fare compiutamente. Gli stress ambientali, come l'inquinamento o i cambiamenti climatici, inducono poi risposte sul popolamento dell'ecosistema fluviale, che inizia con la scomparsa delle specie più sensibili. L'uomo altera questi processi con l'emissione di eccessiva sostanza organica, che viene consumata da importanti biomasse microbiche, come i batteri, la cui attività respiratoria fa crollare l'ossigeno disciolto e quindi provoca morie di pesci e di altri organismi. Effetto simile si ottiene quando l'uomo immette quantità eccessive di fertilizzante in agricoltura con i nitrati e i fosfati. Questi arrivano nei sistemi acquatici, stimolano la crescita abnorme delle alghe, causando un problema ormai ben noto come eutrofizzazione. Quando le alghe muoiono, un'enorme quantità di sostanza organica viene smantellata dai batteri e si ha il conseguente crollo dell'ossigeno con l'ipossia o l'anossia del sistema e il collasso delle comunità. Altro esempio di condizione ecologica alterata è l'invasione di specie alloctone o aliene, introdotte dall'uomo intenzionalmente o accidentalmente con la globalizzazione, cioè con l'aumento del turismo, dei commerci e dei trasporti, quindi con un forte aumento di spostamenti di specie nel mondo, provocando danni non solo ambientali, mettendo in pericolo la biodiversità dei singoli ecosistemi, ma anche economici. Si possono ricordare le specie ittiche introdotte in acquariologia ed acquacoltura, più competitive di quelle autoctone per il cibo e l'habitat, e che grazie al reticolo idrografico superficiale sono anche favorite nella diffusione. I cambiamenti strutturali di un ecosistema sono però spesso dovuti anche all'effetto combinato di più specie sullo stesso habitat. In molte zone umide, nell'ultimo decennio, si è rilevato un forte cambiamento nella vegetazione e di conseguenza nella biocinosi ad essa collegata. Ne sono un esempio le nutrie, portate in Europa dalle Americhe per la loro pelliccia, ormai insediate in tutta Europa, capaci di causare danni notevoli ad argini, canali e sistemi di irrigazione e di protezione dalle inondazioni. Le specie invasive possono incidere gravemente sullo sviluppo e la produttività di alcune attività umane, ovvero la presenza di tali specie può diminuire i raccolti di prodotti agricoli, forestali e ittici.
Una delle specie invasive più conosciute, la cozza zebra, oltre ad un impatto ecologico significativo, provoca gravissimi problemi alle industrie, ostruendo le tubature dell'acqua, ma specialmente all'agricoltura, occludendo intere paratoie e gli sistemi irrigui. L'impatto delle specie aliene è significativo anche su numerosi problemi per la salute umana, come le allergie e problemi cutanei. Ad esempio, ci sono specie vegetali invasive come l'ambrosia, che causa riniti e gravi crisi asmatiche, oppure la ben conosciuta e temuta zanzara tigre, sempre più presente in Europa, e veicoli di oltre 22 arbovirus, introdotta tramite il commercio dei pneumatici usati. I cambiamenti climatici influiscono sulla distribuzione delle specie. La sopravvivenza e la diffusione di alcune specie invasive può essere spiegata proprio dall'innalzamento delle temperature, sia in inverno che in estate, che ha caratterizzato l'Europa nell'ultimo decennio. I problemi con le specie alloctone emergono generalmente solo quando queste escono dai luoghi controllati e fisicamente circoscritti. Le piante ornamentali e gli animali, anche quelli domestici, non causano problemi se rimangono in giardini, acquari o abitazioni, e gli agenti patogeni e i parassiti possono essere eliminati all'arrivo dei viaggi tramite misure di controllo sanitario sulle merci. Capire l'entità dell'impatto delle specie aliene è fondamentale per pianificare e stabilire le priorità delle risposte a questa minaccia. Purtroppo, tutto questo non è un gioco.